Oh, popolo di YouTube, salve! Siamo ancora vivi! Siamo a 7 vittorie! Tolgo la musica, sennò mi copyrightano anche il mio... salve! Siamo contro Gul'dan, lo stregone. Abbiamo vinto una partita... terribile. Terribile. Ci hanno fatto Deathwing, robe. E abbiamo vinto comunque. È stata molto bella. Allora, Mulligan era partito bene, perché ho partito con un drop 1, drop 2. Poi dopo... dopo, schifo. Ora, mi piacerebbe vincere anche su YouTube, perché le partite che ho perso le ho perse su YouTube. No, non è vero, una sì, una no. Come sapete io registro una partita ogni due, per portarvi molteplici arene, arene frizzanti, gioiose e belle. Però, poi è sempre meglio giocare questo piuttosto che fare coin drop a due. Anche perché loro ho diversi modi per curarli, difenderli. Subito punito, hai capito? Vabbè. Mettiamo il Torvir, allora. Noi una partita contro Gul'dan già l'abbiamo persa. E quindi... potrebbe essere un problema. Potrebbe essere una classe che ci mette... pressione. Ora, se io avessi avuto un modo per punirlo qui... se io avessi avuto la 2-3 che avevo già vinto la partita. E invece no. E allora niente. E allora niente, stiamo così. Lui aveva fatto un turno molto brutto, eh. Turno 3 molto brutto. Però purtroppo io non ho approfittato. Nano, nano non è male. Nano è buono. Nano mi permette di tirare questo. E di tenere il vantaggio board. Io ho ancora la coin. Vista la mano, la coin la voglio usare assolutamente a turno 6. Perché a turno 7. Cioè a doppio drop 8. Adesso gioco lui sicuramente. Non voglio che escano i drop 1. E neanche loro. Allora il migliore è... tra il creeper e lo stealth. Va bene, chat? Oh yeah. Oh yeah. Basta chiamare. Comunque basta andare a vedere il mazzo, giocarlo e concentrarti assolutamente su quello che vuoi giocare, su quello che vuoi. E accade. Non è che... cioè è abbastanza facile. Allora, sicuramente lui. Ok? E infatti dopo tutti quegli ambaradan come li gestisco? Cioè... passo? Forse passo. Perché se io trado qua, gli do doppio free trade. Non voglio. Quindi passo. Potevo fare così... no, non va bene. Non va particolarmente bene, mazza quel coccodrillo. Ha fatto un bel turno di nuovo. Turno tosto. A me serviva un primordial drake qui. Con un primordial drake devo dire che potremmo essere a posto. Che situazione complicata. Vedete che anche lui è indeciso su come tradare, se tradare. Potrebbe fare doppio trade sulla 3-5 con la 2-2, la 3-3 e la 2-3 e 4-4 su 2-4. Oppure fare 4-4 e 2-3 e la 3 rimane lì. Oppure passare. Così e basta? Basta esterno. Basta esterno forte. Il problema è che io non ho... non cazzo, non ho niente. Allora, cerchiamo di capire come vogliamo muoverci a sto punto. Perché secondo me mettere pezzi troppo grossi serve e non serve. Io posso fare questo qui, questo là. Mettere doppia 3-6. Lui me ne tira da uno con quello. L'altro me lo potrà dare con 4-1 più 2-3. E poi alla 3-3 con cosa ci fa? E adesso... niente. Questo è il tuo. Questo
Questo è sicuramente il turno. Certo, il coccodrillo fa Valio. Ma tanto non ho modo per togliergli Valio dal coccodrillo. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia, quanto è grosso quel coso lì. Ce l'aspettavamo, l'abbiamo detto che era questa la giocata. Non mi aspettavo niente di diverso. Allora, io voglio fare l'oro 3. Adesso, quindi lui. Belli. Comincio a danneggiare sto coso. Metto un altro taunt. E qui. Tosta, eh? Tosta tosta, anche perché lui ha 30 vite, il problema è tutto lì. E lui adesso comincia a pescare. E io ho quasi finito i turni fighi. I turni buoni che ho, io li ho quasi finiti, lui non li finirà mai. Se poi gli faccio fare usare l'hero power facilmente. Va bene, cioè non va bene, ma ce lo facciamo andare bene. E night attack. Allora. Questo teatro. Il V me lo gioco. E credo di fare così. È il massimo che posso fare. È assolutamente il massimo. Però. Il fatto che lui adesso peschi a 2 a turno è gigantesco. E quel trade lì. Ma mi puzza malissimo. Mi puzza di brutto. Di situazione oscena. No, dai. Non fai miauri pesanti. Simpatico peacemaker. Grazie mille del sub. Grazie. Senti che bella musichetta quella del sub. Più di Sapete, un anno potete tra i abbonarvi. budini. Grazie, Farotto 89 Grazie, Lishos Farotto. 21 si può bere. Grazie. Ma hai fatto un turno assai brutto. Se è solo questo il turno, è orribile. Orribile. Ma brutto. Cioè, io faccio così. Faccio così, faccio così. Poi posso mettere questo e questo. E via. Lui tappa. Gioca un guardingo della pece. Mi va bene anche quello. Tanto si piglia per lì. Video. Questa Mortal Coil non mi piace per niente invece. Erano danni che io non riuscivo a portare, sarei riuscito a portare faccia. E anche questo non mi piace per niente, ma vabbè. Ma cosa che succede? Bello lui. Lui è assai bello. Facciamo così, colà e pinte. Oh, ho paura, ho molta paura. Perché Warlock può farmi cose incredibili. Da un momento all'altro. Ma adesso la board incredibilmente è diventata mia. Grazie, Avril, benvenuto. Grazie mille della sub. Ok. Voglio spaccare questo, ragazzi. O metto taunt. Potrei anche mettere taunt. Mi tengo chi? La fenice, metto taunt. Cioè, il fatto è che nel caso in cui di una sua Shadow Flame o di una sua AoE voglio tenere lui in vita. Quindi io voglio che lui teadi e poi faccia AoE. Voglio che lui picchi qui. Quindi perde pezzo. Non mi spacchi lui e poi fa AoE ma mi rimangono 7-1-1.
Quindi voglio difendere in lui a una vita. Tappa ancora. Ok. Che tensione. Va benissimo. Cioè, va benissimo, insomma. Tanto tre pizze, tre figlie, vai a 8. Caio mio. Caio mio. Lo mandiamo a quanto? Lo fai lo teatro con loro due, lo mando a 5. Cioè mi tirai la fenice. Sì. Mi tengo la fenice perché lui potrebbe andare basso. Se fa flame, se fa hellfire, che è ciò che pulisce qui, va a 2. Ed infernale è forte, ma immaginavo avesse qualcosa, ve l'avevo detto che poteva avere qualcosa di quel genere lì. Ah. YOLO! YOLO! Speriamo, l'abbiamo mandato a 2, noi più di così non potevamo fare. Basterà? Non lo so. Se basta non ne ho idea. Perché lui può avere taunt cure e qualsiasi attrezzo. Però se non ha nulla. Ora di cena. Eccola. Eccola. bellezza. Cosa possiamo pescare? Pensiamo. A Manywhere Bear è la più probabile. Quindi, se ama New Web Air, questo trade lo faccio. Se io gioco anche il candeliere, lui fa triplo trade. Non mi tira da lui, lo posso mandare a uno. In caso di top deck di ama New Web Air. Peccato, eh. Ci abbiamo provato. Ma evidentemente ho un grosso archibugio. Niente, niente. 10, 17, 18. RIP. Peccato. Peccato, eh? Ci siamo andati vicinissimi. Vicinissimi. E non ho più out. Cioè, se lui è bravo, mi toglie tutta la board e niente. Teada, dai, non fare il cane. No, non può non teada. Se non teada è un pazzo incosciente. Ah, secondo il tanto. Da 10, 14. Vabbè. Peccato. Peccato, 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 peccato. Con Primordial Drake in fondo. No, vabbè, dove GG, abbiamo chiuso così. Chiuso a 7 vittorie. Cioè, non credo potessimo fare di più questa partita. Assolutamente. Abbiamo fatto già tanto. Warlock ci dava tantissimo fastidio. Però 7 vittorie, quando uno fa 7 vittorie, 7 vittorie è arena gratis, eh? Perché ti ridà 150 viewer, 50, 150 gold. E con 150 gold ti rifai un'arena. Quindi easy, più il pacchetto, in questo caso 175, più il pacchetto, che secondo me il pacchetto mi darà qualcosa di delizioso, delizioso. E come vedete, voilà. 40 d'aste. Eh? Ma comunque l'importante è aver fatto un bel numero di vittorie. Aver giocato gratis e secondo me è uscita proprio una bella arena. Una bella run. Sono molto orgoglioso.